nostra associazione, i nostri scout che sono tutti qua, magari mancherà qualcuno, è un esempio vivente di come si sono innestati nella comunità. Non sono un corpo separato, facciamo a fare l'assistente, non so se riesco a spiegare. Sono, anzi, forse uno dei gruppi più attivi che contribuisce al bene della comunità. Fine ai segni stasera, Cano Carriato, non so se riesco. Estate no, ma stasera ho fatto bella figura. Lo sto dicendo come esempio. In tante parrocchie si litiga, no? Si litiga un gruppo mio, un gruppo tuo, sogno meglio io, se meglio tu, qui è un vicino parroco, qui vuol dire il capo, vuol dire, capite? A noi è stato fatto, noi crediamo, abbiamo questa sensibilità, che tutti i doni sono, come dire, hanno il diritto di stare nella parrocchia, nella comunità parrocchiale, ma per il bene comune. È una sensibilità, così come la sensibilità, che spero non dimenticate mai, che è diversa dalle altre. Noi per i sacramenti sempre abbiamo detto, dice, quant'è un matrimonio? Non ce n'è tariffa per il matrimonio, non è un supermercato. E poi la gente va, uno si paga, c'è un picca come supermercato, per ora ama risparmiare, uno dice, cara, questa c'è un picca, voglio dare, La messa è gratis, per la Chiesa deve contribuire al di là del sacramento. Un matrimonio non si paga. Faccio il descrivere la messa per mio marito. Quant'è? Ma come quant'è? La messa, quant'è la messa? Fino ad arrivare a dire che è sbagliato, che non ci sarebbe neanche bisogno di dire i nomi dei defunti durante la messa. Perché nel momento in cui li ricordiamo, tutti insieme, ognuno pensa ai soli, e come, e vale per la messa, così, sto dicendo come esempio di sensibilità, che è diversa dalle altre, non è più bella, più brutta, ma è questa. Ma soprattutto ci è stato fatto questo dono, che a proposito, prima che qualcuno possa capire male, io non posso parlare questa sera dei nostri limiti, dei nostri peccati, tutto quello che c'è ancora da fare, è chiaro, no? Aprile ancora che c'è da fare, da crescere, siamo piccoli, davanti al Signore come ci vuole Lui, ci mancherebbe, non posso parlare di questo, poi ne parlate in un altro momento, e ne dovete parlare, cosa correggere, in che cosa insistere, la cosa della parola di Dio, giustamente, qualcuno mi telefonava, dice, ma com'è, quando comincia a stare il zio divino, parceramente, non sa stu oscuro, telefona, e c'è Enzo, non so se c'è Enzo Paglialume, qua, telefonato, dice, ma starezzi quando comincia, perché c'è un mesetto che non si fa, la parola del Signore, dove sembra, e ancora siamo lontanissimi, perché l'obiettivo qual è? Dell'ascolto della parola nella Santa Messa, nei gruppi, nella lezio, sempre, quella che ognuno impari da solo a casa a prendere questo libro sacro, il libro della parola di Dio, il Vangelo, grazie collega, il più grande dono è che c'è un collega stasera, e lo capisca con la propria mente, col proprio cuore, capite? Che ognuno possa, attraverso la parola e i fatti che sta vivendo, belli o brutti che siano, senta Dio che gli parla, che gli illumina la mente, il cuore, che lo incoraggia, che lo perdona, che lo... Questo è l'obiettivo. Ancora siamo lontanissimi. Capite dove dobbiamo arrivare? Però questo l'abbiamo capito. E senza questo sappiamo che non può nascere nulla nella nostra vita, nella... non cambia nulla. Non cambia... è soltanto... esempi di sensibilità diversa, dicevo, ma la cosa più bella per noi è che il Signore ci ha fatto riscoprire, ci ha fatto vivere che non c'è né mio e né tuo. Con questa esperienza storica, non l'abbiamo scelta noi delle due parrocchie, poi delle tre, abbiamo capito, ci siamo aperti, dice, ma voglio, o voglio il suo cuore, ma San Francesco è la stessa cosa.
sempre stesse marine, per dire, no? Oppure esperienze, sì, è lì, sì. Ma Paolo non è, c'è stasera Paolo, la cantava. Oppure quest'ultimi tempi, il Vespro quest'anno che abbiamo fatto, no? Da tutte le parrocchie, cioè, questo, oppure la Pasqua fatta insieme, no? Veglia una, Natale uno, Pentecoste uno. Io mi sto stando a ricordare questo, ma questo è un grande dono, il fatto di che non ci sia più il campanile, che siamo accomunati dalla stessa fede, dallo stesso Signore, dalla stessa missione, no? Il fatto della comunione, e di cui, ma io devo cominciare a guardare l'orologio, come dice Santi, aspettate, ma questo lo voglio precisare. E questo per noi è stato bellissimo, perché come ministri da sempre, e a mano si sono aggiunti gli altri e si aggiungeranno quelli nuovi, altri due sacerdoti, come sapete, ogni settimana i sacerdoti e i diaconi si vedono per pregare, per programmare, per litigare, per vedere, capite? Ogni settimana. Voi dovete domandare in giro, a parte i religiosi, i preganossiani penso che si vedono ogni settimana, se non ogni giorno, dove esiste che non c'è parroco e viceparroco, ognuno è il pinto, che Luca sappiamo fare, facciamo tutti per il bene della comunità, a servizio della comunità. Dove si vede? Allora è molto importante, è un altro piccolo esempio. E poi, sempre l'ultima cosa, che guarda tutto quello che si è fatto, però io ho capito una cosa, ma in fondo sto regno di Dio, che cos'è? Ripensandoci, insomma, che cosa resta di me a Pachino che me ne sto andando? E la cosa più bella che ho riscoperto è che non sono le cose, neanche ho fatto se si fai a messa, non si fai magari romana. Quindi diceva Marino la settimana scorsa, c'era stragionamento, diciamo sempre un funerale, che gratis, senza un funerale non si paga. Ho scritto un matrimonio, ci sono spesato un funerale, che spesate fare, vincenza. Dice, ma i bolletti come ha? Come chiama? Beh, la chiesa come la maggiustà? Profondamente vero, eh? A proposito, dico, queste cose magari non potranno cambiare oggi, ma non ha importanza. Quello che è importante, il regno è, io non so come poterlo spiegare in una battuta, è che ogni incontro che, almeno che ho fatto io con voi e anche fra voi, io vedo, dice, e la comunità e l'esperienza della fede è una fraternità, io è un'amicizia, non c'è parola più semplice forse per esprimerla. Io quella persona, come dire, la rispetto e la frequento non perché è prete, non perché mi dà questo, non perché è un amico. E io perché con tutto il distacco, ancora io colpa di sciupare, poi quando non ci sogno ancora non fa impressione, poi segnalavo di cominciare a capo, non riuscire a nulla, colpa di sciupare. Come? Certo, bravo, sì, che ti capo da Pachino, di obiettore. E qualche volta sento dire, tutti ce l'hanno col vescovo mischino, insomma, perché dice il vescovo, perché che glielo pone. Però voi dovete capire una cosa, lo sapete, non so se lo sapete tutti, però è importante leggerlo, perché vedete, quello che Dio ci dona non è che uno ha ottenere il scritto, ma gli incontro io c'ho scritto te, c'ho sei un verde. Perché l'amore di per sé, che è quello di Dio, si dice che è diffusivo, si espande, non lo puoi trattenere e godere solo per te. Perché è il contrario dell'egoismo, no?
capite? Allora il nostro vescovo è stato baciato dallo Spirito Santo quando, per tutta la diocesi, come sapete, e sta continuando, vuole fare in tutti i paesi le parrocchie come quelle nostre, di metterle insieme, comunità di parrocchie. Lui lo vuole fare per tutti i paesi, per tutta la diocesi, di mettere insieme i preti, se sa la fila, a ragionare assieme, a fare, capite, la comunione, quello che ci è stato donato. Allora, capite, non è che questa è una, non lo so se ce ne saranno, anche se non come queste, ma mettiamo, questa è l'unica esperienza che c'è in diocesi, fino a questo momento. E dice, va bene, riesco, si arrangio, ne altri, andiamo a godere perché stiamo bene assieme, ne altri. Non so se riesco a spiegare. Così poi, se io non me ne vado, non può venire nessuno al posto mio. Per inserirsi in questa esperienza e godersela. Non pensate che può dipendere da un solo prete questo dono, quello che avete dentro, quello che insieme abbiamo sperimentato. Allora, facilmente, tu mi aiutare a fare aula la stessa cosa. A voi chiede, no, di espandere non soltanto fra noi, ma con la Chiesa Madre, con San Corrado, capite?